10 ottobre 2022. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui». Riflessione. Il Vangelo di oggi ci presenta un'accusa molto forte di Gesù contro i farisei e gli scribi. Volevano che Gesù desse loro un segnale, perché non credevano nei segni e nei miracoli che stava realizzando. Questa accusa di Gesù continua nei Vangeli dei prossimi giorni. Nel meditare questi Vangeli dobbiamo fare molta attenzione a non generalizzare l'accusa di Gesù come se fosse diretta contro il popolo ebreo. Nel passato, l'assenza di questa attenzione ha contribuito purtroppo ad aumentare in noi cristiani l'antisemitismo che ha causato tanti danni all'umanità lungo i secoli. Invece di alzare il dito contro i farisei del tempo di Gesù, è meglio rispecchiarci nei testi per scorgere in essi il fariseo che vive nascosto nella nostra Chiesa e in ognuno di noi e che merita questa critica da parte di Gesù. Luca 11:29-30. Il segno di Giona. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona». Il Vangelo di Matteo informa che erano gli scribi e i farisei che chiedevano un segnale. Volevano che Gesù realizzasse per loro un segno, un miracolo, in modo che potessero rendersi conto se era il mandato da Dio, come loro lo immaginavano. Volevano che Gesù si sottomettesse ai loro criteri, volevano inquadrarlo nello schema del loro messianismo. Non c'era in loro un'apertura verso una possibile conversione. Ma Gesù non si sottomise alla loro richiesta. Il Vangelo di Marco dice che Gesù, dinanzi alle richieste dei farisei, trasse un profondo respiro, probabilmente di disgusto e di tristezza dinanzi a tanta cecità. Perché a nulla serve mostrare un bel quadro a chi non vuole aprire gli occhi. L'unico segnale che sarà dato loro è il segno di Giona, poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Come sarà questo segnale del figlio dell'uomo? Il Vangelo di Matteo risponde: «Come infatti Giona passò 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra». L'unico segnale sarà la risurrezione di Gesù. Questo è il segnale che nel futuro sarà dato agli scribi e ai farisei. Gesù, da loro condannato a morte e ad una morte di croce, sarà risorto da Dio e continuerà a risorgere in molti modi in coloro che credono in Lui. Il segnale che converte non sono i miracoli, ma la testimonianza di vita. Luca 11:31. Salomone e la regina del sud. L'allusione alla conversione della gente di Ninive associa e ricorda la conversione della regina di Saba. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione
e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Questa evocazione, quasi occasionale, dell'episodio della regina di Saba, che riconobbe la saggezza di Salomone, mostra come veniva usata in quel tempo la Bibbia. Era per associazione. La regola principale dell'interpretazione era questa: la Bibbia si spiega con la Bibbia. Fino ad oggi questa è una delle norme più importanti per l'interpretazione della Bibbia, soprattutto per la lettura della parola di Dio e un clima di preghiera. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Dopo la digressione su Salomone e sulla regina di Saba, Gesù ritorna a parlare del segno di Giona. Quelli di Nineve sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. La gente di Ninive si convertì dinanzi alla testimonianza della predicazione di Giona e denuncia l'incredulità degli scribi e dei farisei, perché ben più di Giona c'è qui. Gesù è più grande di Giona, più grande di Salomone. Per noi cristiani è la chiave principale per la scrittura. Thank you.